gran soddisfazione. To Isabella, but he certainly loved me the longest. Sono quasi impressionato. Pensavo che una tale caduta avrebbe posto fine a un debole e rinsecchito elfo. The dead do not fight one another. The dead have no desires, no petty jealousies. Non prenderti gioco di me, elfo! Ne ho abbastanza di quest'ascia giocattolo! Dite pure ai vostri signori che Godric Gurniston non ha dimenticato i suoi giuramenti! Sono qui per onorarli tutti! E rivoglio la mia ascia indietro! Marinai e terraioli, galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, benvenuti a questa nuova puntata del diario di bordo del capitano, la rubrica che vi porta alla scoperta dei reami mortali. Buongiorno a voi, cari followers e cari iscritti al canale. Con questa voce vi annuncio che il video di lore di oggi parlerà degli esseri più subdoli e malvagi dei reami mortali, i Gloomspite Gets. E finalmente sono qui di nuovo con un video di lore per la rubrica del diario di bordo del capitano. Io sono Capitano Giacomo Uncino e vi guiderò alla scoperta delle informazioni e di tutto quello che sappiamo sugli esseri noti come Gloomspite Geeks. Chi sono i Gloomspite Geeks? Collegandoli al vecchio mondo, chi sono i Gloomspite Geeks? A livello di armata e di miniature, i Gloomspite Geeks sono la fusione dei vecchi Goblin delle Tenebre, dei Goblin della Foresta, di una fazione unificata generica di Troll, ora noti come Trollgods. Ovviamente nella loro nascita nei reami mortali hanno una nuova origine, una nuova lore che andremo ad esplorare in maniera ovviamente generica, ma con dettagli in alcune cose significative di questa fazione. Chi sono i Gloomspite Geeks? Allora, bisogna tenere in considerazione che rispetto al vecchio mondo il termine goblin, ok, insomma il termine inglese grot, è un grot diciamo abbastanza generico. Soprattutto nelle origini dei reami mortali non c'erano già divisioni, ma i grot erano come gli Yorrooks quando ancora non avevano scoperto i metalli che poi li avrebbe portati a diventare grumi di ferro o Iron Jaws. Comunque i grot erano sostanzialmente una razza che viveva nei reami mortali. La loro evoluzione, le basi di quello di quella che sarà poi la società dei clan lunari dei Grots, i Moon Clan, avviene durante l'età del caos. Come ben sapete, la fine dell'età del mito e l'inizio dell'età del caos è un punto focale per la lore di Age of Sigmar. Con la sconfitta da parte di Sigmar alla battaglia dei Cieli Ardenti, Sigmar chiude i cancelli di Azir per iniziare a trovare, a mettere in atto il suo piano per sconfiggere il caos definitivamente, e lascia i reami mortali con suo solo dispiacere alla mercé delle divinità del caos. L'età del caos è un periodo storico nell'era di Age of Sigmar, nel mondo di Age of Sigmar, che dura tantissimi anni, in cui sostanzialmente il caos la fa la fatta padrone, e dove piccole sacche di resistenza che umane o Duardin o elfiche cercano di tenere a bada l'invasione delle orde dei poteri perniciosi. In tutto questo i Grot, che sono creature meschine, subdole e anche un po' spaventevoli, concedetemi questo termine fiabesco, decidono di sfuggire al caos rifugiandosi all'interno
delle grotte più profonde e più umide dei reami mortali, e lì vi rimangono per tantissimo, tantissimo tempo, iniziando a sviluppare diversi tipi di società. Abbiamo quindi i clan della Luna Grot, che sono i Grot che venerano, che sono la maggior parte dei Grot che diciamo, formano, fondano le armate dei Gloomspike Geats, o Tizio di Oscuro, come si chiamano adesso in italiano, sono affiancate anche dalle società, dalle tribù di Grot Zanna di Ragno, Spiderfang. All'inizio, entrambe queste fazioni venerano un'unica divinità, cioè Gorkamorka è un astro specifico noto come Luna Cattiva, ma entrambi, ovviamente, come anche le altre armate di Pelle Verde, venerano la propria divinità a modo loro. C'è da dire che inizialmente, soprattutto tra Clan della Luna e Clan della Zana di Ragno, iniziano a esserci dei scontri perché entrambi vivono e iniziano ad evolversi all'interno di queste grotte. Ma essendo il Grotto una creatura molto meno belligerante di un orco, di un ogre, alla fine decidono che è più sensato unire le forze per ampliare i loro domini all'interno delle caverne e anche per iniziare a fare delle sortite nel mondo di superficie piuttosto che ammazzarsi fra di loro. Quindi decidono di fare causa comune. I Trogoth, che sono in realtà troppo stupidi per poter decidere qualcosa di per sé, decidono che dove ci sono dei mucchi di grot che fanno dei casini e trucidano la gente, è una buona idea seguirli per spaccare un po' di cose. Così quindi nascono le armate di Gloomspike Geats. Con l'avvento appunto dell'era di Sigmar, quindi con il periodo delle orde in pericolo, delle orde del caos contenuto, i Gloomspite si fanno sempre più coraggiosi e iniziano ad uscire dalle loro caverne per assaltare gli insediamenti degli umani. Come tutte le eserciti della distruzione, anche i Moon Clan Gross, anche i Gloomspite hanno un innato, un atavico odio per tutto ciò che è ordine. Quindi hanno una sorta di innata volontà nel distruggere i bastioni dell'ordine. Per loro, una città fortificata con delle torri ben difese e un commercio fiorente non è una situazione di vita ideale e deve essere distrutta. Per le orde dei Gloomspite, la situazione di vita ideale è una continua umidità, oscurità che attanaglia gli interi reami mortali. È proprio per questo che essi venerano non solo Gorkamorka, ma una Gorkamorka in un aspetto specifico e fisico, noto come la Luna Cattiva. Sebbene la Luna Cattiva possa essere un nome che fa anche sorridere, anche perché è un nome che gli hanno dato i Grot, che sono comunque creature abbastanza semplici, in realtà la Luna Cattiva è un astro fisicamente esistente nel firmamento dei reami immortali ed è un astro estremamente potente e pericoloso, forse più potente e pericoloso di quanto possano rendersene conto i componenti delle armate Gloomspite. La Luna Cattiva è il fulcro, nonché la caratteristica che definisce le armate siano esse dei Moon Clan, siano dei Spiderfang, siano dei Trollcat. Ci sono molte leggende sull'origine della Luna Cattiva. La maggior parte delle leggende sono raccontate da grotta a grotta, quindi sono abbastanza esilaranti, se vogliamo dire. C'è chi dice che agli albori dei reami mortali Gorkamorka avesse avuto così tanta fame da fare un balzo enorme, raggiungere il firmamento e dare un morso alla Luna. La Luna, in quel caso, si sarebbe infusa del potere di Gorkamorka e si sarebbe trasformato nella Luna Cattiva. Un altro
un altro mito ha sempre a che fare con l'appetito di Gorkamork, in questo caso la sete. Gorkamork si tuffa in un gigantesco lago per bere, e perché vuole acciuffare la luna, credendo che il riflesso sul grande lago fosse la luna stessa, facendo in questo modo crea delle ondate, degli tsunami talmente enormi che raggiungono la luna e impremono sulla luna la faccia di Gorkamork, trasformandola nella luna cattiva. Indipendentemente da quelle che sono le origini, tutti gli studiosi dei reami mortali, che siano umani, che siano duardini, che siano elf, che siano di qualsiasi razza, sanno benissimo che la luna cattiva è un astro che porta presagi. E al di là di quelle che possono essere le previsioni di questi saggi o di questi veggenti, ci sono prove tangibili, cioè la prova tangibile del fatto che la luna cattiva è talmente potente che ha un'influenza fisica su tutti gli insediamenti su cui splende. Iniziamo a parlare di che cosa è fatta la luna cattiva. La luna cattiva sappiamo che è interamente fatta di una sostanza nota come pietra pazza o pietra cattiva. Spesso e volentieri, quando la luna cattiva fa il suo viaggio sui reami mortali, può decidere di sputare dei meteoriti, a volte piccoli, a volte giganteschi, talmente grandi da radere al suolo interi insediamenti, li sputa sui reami mortali, creando così quelli che i Grot chiamano le zanne della luna cattiva, dove ci sono enormi giacimenti di zanne della luna cattiva. Siamo sicuri ci saranno, se non ci sono già, delle gigantesche orde di Gloomspite. Questo perché i Gloomspite fanno un grande utilizzo del materiale come pietra pazza. Uno, perché ci costruiscono il loro Loon Shrine, dopo vi spiegherò che cos'è un Loon Shrine, o comunque un tempio della luna cattiva, e poi molti, se non quasi tutti, i comandanti degli eserciti Gloomspite tendono a farsi dei ninnoli, dei ciondoli, dei bracciali fatti con la pietra pazza. La pietra pazza ha una consistenza simile alla pietra fonice, ma è molto più dura, quindi ha bisogno di un discreto lavoro per essere trasformata in un ciondolo. È di colore biancastro e tende a illuminarsi di una luce gialla quando intorno ad essa vengono fatti pensieri malvagi, pensieri subdoli o vengono dette bugie. È proprio per questo motivo che molti, come dicevo, se non quasi tutti, i generali Gloomspite tendono ad avere dei ninnoli, proprio per sapere se attorno a loro c'è qualcuno che sta avendo un pensiero subdolo o di tradimento nei loro confronti, o qualcuno che gli sta dicendo una bugia. Quello di cui i molti Loom Boss non si rendono conto è che la pietra pazza reagisce ai loro stessi pensieri subdoli e menzogne, portando quindi questi generali Grot ad essere in uno stato costante di paranoia, perché gli sembra di vedere attorno a loro menzogne e tradimento, quando questo stesso pensiero è quello che fa illuminare la pietra pazza. La luna cattiva è temuta perché quali sono gli effetti nel dettaglio della luce della luna cattiva sui non Grot? Se la luna cattiva splende sull'insediamento umano, gli umani iniziano a essere colti da una pazzia frenetica che può sfociare dalla violenza animale, oppure può un uomo illuminato dalla luce della luna cattiva può iniziare a parlare in lingue morte o a fornire alla folla impazzita strane profezie. Oltretutto, o dove splende la luna cattiva, i funghi e l'umidità, quindi le muffe e i giganteschi funghi, iniziano a coprire in una rapidità impressionante gli insediamenti, comunque il terreno, e un sacco di insetti e creature del sottosuolo iniziano a venire fuori per cibarsi degli esseri viventi. È proprio questo l'effetto che la luna cattiva ha sui Grot.
Il potere della Luna Cattiva è talmente impressionante che la sua influenza arriva fino alle grotte più profonde dei Gloomspite, portando i Gloomspite in una sorta di... li mette in uno stato di frenesia e fanatismo, li infonde di un coraggio talmente tale che li spinge ad uscire dalle loro tane e a combattere chiunque si trovino sulla propria strada. E questi sono gli insediamenti, queste sono le battaglie più pericolose contro le orde di Gloomspite, perché la luce della Luna Cattiva, quasi come se fosse un dono verso i suoi seguaci, la luce della Luna Cattiva li dota di una forza straordinaria, di un coraggio straordinario e di una, come dire, scaltrezza che normalmente un grot non ha. I vari generali dei Gloomspite tendono a cercare di decifrare i possibili spostamenti della Luna Cattiva in modo da battezzare gli insediamenti colpiti dalla luce dell'astro e assaltarlo per portare quello che loro chiamano il sempre umido, l'Everdark. Le orde di Gloomspite, come sappiamo, combattono in diversi modi. Abbiamo i clan della Luna, che sono allevatori di squig, che a volte vengono cavalcati, a volte vengono spinti in battaglia come se fossero un gregge di pecore, famelide però. E hanno un sacco di sciamani che studiano e sfruttano i funghi che crescono all'interno delle loro caverne, e si affiancano a quelle che sono le forze degli Spider-Fang. Gli Spider-Fang invece sono un tutt'uno, anzi sono quasi come se fossero dei servi delle loro cavalcature ragno, e scendono in battaglia in nome della Luna Cattiva sotto l'aspetto del Dio Ragno. Come avevo già detto, invece i Trollgot sono stupidi e quindi si uniscono alle guerre dei Gloomspite perché c'è da fare cacciare sostanzialmente. Le tane, le grotte dei Gloomspite sono strutturate su più livelli, e di solito nei livelli superiori, quelli che sono diciamo a media umidità, vive la maggior parte dei clan della Luna, dove appunto allevano gli squig, insomma preparano le loro attività per la battaglia successiva. Nelle parti più inferiori invece vivono gli Spider-Fang, cioè i goblin delle zanne di ragno, che vivono nelle loro grotte ricoperte di ragnatele, in cui appunto accudiscono le loro cavalcature ragno, sia che siano ragni piccolini o ragni più giganteschi come gli Arachnarok Spider. Nelle pozze, nelle parti ancora più profonde, dove l'umidità regna sovrana, dormono i Trollgot, soprattutto i Dunkhold Trollgot. I Dunkhold Trollgot sono quei Trollgot giganteschi, ricoperti di funghi, stalattiti e altre cose strane che si possono trovare all'interno delle grotte dei reami mortali, e sono lì che dormono nell'attesa di svegliarsi per spaccare qualcosa. Gli ex troll di fiume, noti come Fellwater Trollgot, e gli ex troll di pietra, noti adesso come Rockgut Trollgot, invece vivono ovviamente in zone più paludose, se si parla dei Fellwater, o in zone più montane, se si parla appunto dei Rockgut. Come vi dicevo, la Luna Cattiva, sostanzialmente l'effetto che ha sui Gloomspite, è il fulcro fondamentale di tutta la lore, di tutte le azioni di questo tipo di esercito. E c'è una persona, c'è un personaggio che ha fatto della Luna Cattiva la sua missione principale. Costui è l'autoproclamatosi re di tutti i Gloomspite, Scraggrot, il re matto del Moon King. La storia di Scraggrot parte da quella che attualmente è nota come Fosso dei Rottami, che è il regno Gloomspite più grande che esista nei reami mortali. All'inizio, prima dell'arrivo di Scraggrot, questa terra era nota come la terra di Ayadath. E nella terra di Ayadath, decine, centinaia di tribù di Orrux
si scontravano l'un l'altro per il dominio del territorio. Siccome la situazione era diventata invivibile per le Freghilde, per i Fire Slayer che tentavano di sopravvivere nella terra di Ayada, iniziarono a scoppiare delle guerre non solo tra Orruk, ma anche tra Orruk e Fire Slayer o Orruk e Freghilde. Queste guerre continuavano a susseguirsi fino a quando non avvenne l'evento che scosse reami mortali come Necrosisma. L'avvento del Necrosisma e quindi la nascita delle armate di Nighthaunt mise alle strette le armate di Orruk, di Freghilde e di Fire Slayers che si scontravano tra di loro, riducendo al minimo le loro forze. Approfittando di questo evento, che secondo Skragroth gli fu annunciato in sogno dalla Luna Cattiva, tra parentesi è l'unico momento in cui Skragroth dice la Luna Cattiva gli abbia parlato, Skragroth guidò le sue armate contro ciò che restava delle armate Orruk, Freghilde e Fire Slayer, annientandole completamente. La Luna Cattiva si fermò sulla terra di Ayada, riempendo Skragroth di potere magico inesorabile e infermabile, trasformandolo quindi nel signore della terra di Ayada, che da quel momento in poi divenne il regno di Skragroth, noto come appunto Fosso dei Rottami. Skragroth fu uno dei primi capoclan, l'un boss, chiamiamoli come vogliamo, dei clan della Luna, a capire il vero potenziale della Luna Cattiva, della luce della Luna Cattiva. Fu per questo che, dopo aver scoperto che nelle profondità di Ayada si celava un realm gate senza nome che portava in una dimensione popolata da funghi, una specie di Everdunk dall'altro lato di questo realm gate, a cui poteva avere accesso solo chi controllava questo realm gate senza nome, decise che lo scopo principale della sua vita sarebbe stato quello di predire la posizione della Luna Cattiva di volta in volta, in modo da poter portare l'Everdunk in più luoghi possibili nei reami mortali. Per fare questo ordinò ai suoi sottoposti, a mercenari, a gente pagata in varia misura, di rapire veggenti, maghi, chiunque avesse dimostrato un minimo di potere di preveggenza o di magia, e consegnarli. Una volta consegnati questi poveri prigionieri a Skragroth, utilizzando il potere del fungo a forma di luna che cresce sul suo bastone, che lui stesso chiama Luna Zubbastone, semplice ma efficace, con un solo tocco di questo bastone questi prigionieri vengono trasformati in esseri al 90% funghi e al 10% quello che erano in origine, e Skragroth li conserva in questa dimensione oltre il Realm Gate, e ne ha costruito quindi una sorta di manicomio. In questo manicomio questi maghi, questi poveri pazzi ricoperti di funghi, sciorinano costantemente, liberano costantemente, enunciano costantemente profezie, cantilene, poesie e lingue morte, e i Groth che lavorano per Skragroth, Skragroth stesso e il suo personale Gubapalooza, sono lì spesso e volentieri per cercare di decifrare queste profezie, per capire il prossimo passo, il prossimo movimento della Luna Cattiva. Che cos'è un Gubapalooza? Scendo nel dettaglio, perché bene o male tutte quelle che sono le unità e le forze dei Gloomspite sono tutte cose che sono venute dal vecchio mondo, quindi sono tutte cose che la maggior parte di voi già conosce. Però i Gubapalooza sono una di quelle unità nuove inserite che hanno una grossa importanza nella lore, non solo di Skragroth, ma nella lore in generale. I Gubapalooza è una sorta di concilio di Groth saggi, siano essi maghi, siano alchimisti, che sono al servizio
di un Loom Boss. Il Goobapalooza più famoso è appunto quello di Scraggrot, che è composto da vari individui. C'è chi distilla pozioni e veleni, c'è chi indossa una maschera dell'acerrimo, della divinità acerrima nemica della luna cattiva, nota come Tizio Splendente che sfrigola, per spaventare gli altri grotti in battaglia. C'è chi crea birra di funghi, c'è chi ha poteri allucinogeni, c'è chi viaggia su un fungo senziente. Sono strani individui che nello specifico, per quanto riguarda Scraggrot e il suo manicomio, hanno il permesso, in assenza di Scraggrot, di accedere al manicomio per decifrare le profezie. Direi che queste sono quasi tutte le informazioni necessarie su, bene o male, su cosa bisogna sapere sui Gloomspite. Per approfondire e fare una buona lettura sull'argomento, vi consiglio il romanzo di il romanzo Gloomspite della serie, insomma, dei romanzi di Age of Sigmar. In questo libro un gruppo di avventurieri si ritrova ad arrivare in una città nota come Draconium, in cui stanno succedendo strane cose, e da qualche giorno inizia ad esserci un'umidità molto più alta e a spuntare strani funghi, oltre che ad esserci strane rapine. Il libro ve lo consiglio caldamente, oltre non solo perché è scritto molto bene e la trama è molto avvincente, ma perché, al di là di quelle che possono essere può essere l'immaginario un po' comico dei Gloomspite, con i vari nomi, Salta Squig, Fungo Cappello Matto e queste cose qui, ci fa capire come in realtà per i reami mortali, insomma, per chi si trova davanti un'orda di Gloomspite, è una cosa decisamente spaventosa. I grot sono piccoli, quando sono pervasi dalla luce della luna sono famelici e sono estremamente malvagi, non guardano in faccia a nessuno. Gli squig sono incontrollabili, finire divorati da uno squig è una cosa che non viene augurato a nessuno, ma soprattutto la cosa estremamente bella del libro è la descrizione che lo scrittore fa della follia che la luna cattiva porta sugli esseri umani. È un romanzo estremamente bello, tra l'altro lo trovate tranquillamente sul sito sia GV che della Black Library, adesso è anche in paperback, quindi costa 12,50€, 12,90€, ed è una lettura che consiglio a tutti, sia che voi vogliate approfondire l'argomento, sia che in realtà vogliate semplicemente un romanzo di Age of Sigmar da leggere, che sia estremamente avvincente e ben scritto. Con questo consiglio vi lascio, vi ricordo come sempre, innanzitutto vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo ennesimo video di lore. Scrivetemi nei commenti se avete delle precisazioni da fare, se avete delle richieste da fare, quale può essere il prossimo argomento, vi parli, vi racconti, sia esso di Age of Sigmar sia anche di Warhammer Fantasy, perché un paio di video in cantiere su fazioni del vecchio mondo stanno arrivando. E detto questo, ovviamente, se non dimenticatevi di mettere vi piace, di mettere mi piace al video, di condividere il video con tutti i vostri amici che ne vogliono sapere di più sui Gloomspite, se non l'avete ancora fatto, di cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle prossime uscite dei vostri video, e dal Loom Boss Capitano Giacomo Uncino per oggi è tutto. Alla prossima! Marinai e terraioli, galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche. Come dire, senza fare giri di parole, scusate. Mm.
Buongiorno, i pensieri pubblici. Pensieri. Benvenuti a questa nuova puntata della rubrica del diario di bordo con il capitano. La rubrica che vi porta alla scoperta. Dai, ho sbagliato tutto. Ricominciamo.